Esistono molti mondi nel nostro sistema solare. Molti si trovano oltre la fascia degli asteroidi. Sono le lune dei giganti gassosi del sistema solare. Ognuna di esse è un mondo unico e misterioso. Alcune hanno oceani d'acqua, geyser di zolfo o atmosfere di plastica. Alcune sono state avvistate solo ora sul bordo esterno del sistema solare. Tutte meritano uno studio approfondito. Attualmente in rotta verso il sistema di Giove, la sonda Juno sarà la prima missione scientifica per il pianeta dopo la travagliata missione Galileo del 2003. Il compito di Juno: immettersi in un'orbita polare estremamente ellittica e studiare Giove nei minimi dettagli. Diverse sonde in rotta verso altre destinazioni hanno già sorvolato il sistema. Alcune di esse hanno offerto dati affascinanti sulle lune di Giove. Da quanto si è riusciti ad accertare, Giove, il più grande pianeta del Sistema Solare, ha 67 satelliti in orbita, molti dei quali sono masse rocciose dalla forma singolare, forse asteroidi come Amaltea, intrappolate nel forte campo gravitazionale del pianeta. Tuttavia, quattro dei satelliti di Giove sono abbastanza grandi e compatti da formare corpi sferici. Queste lune regolari sono chiamate satelliti galileiani, in onore del grande scienziato e astronomo Galileo Galilei, che li scoprì nel 1610. Io è la più piccola delle lune di Giove, sebbene più grande della nostra Luna, ed è quella che gli orbita più vicino. La natura attiva della Luna è dovuta all'intenso effetto gravitazionale. Io ha più di 400 vulcani, colate di lava e pennacchi di zolfo alti anche 300 chilometri. È la più densa delle quattro lune ed è anche la più secca. Si ritiene che Io sia composta principalmente di rocce silicee con un nucleo fuso di ferro e solfuro di ferro. Gran parte della superficie presenta vaste pianure rivestite di zolfo e biossido di zolfo congelato. La superficie è geologicamente giovane, poiché è priva di crateri da impatto. A differenza di tutti gli altri corpi planetari, questi crateri sono coperti da materiale vulcanico. Il materiale espulso dai numerosi vulcani attivi raggiunge alte quote, entrando nell'orbita di Giove. L'energia interna di questa luna iperattiva è dovuta alle forze mareali e gravitazionali tra Giove e le altre lune con orbita più lontana rispetto a Io. Leggermente più piccola della nostra Luna, Europa ha una crosta ghiacciata che ricopre quello che sembrerebbe un esteso oceano salato in grado di ospitare la vita. Ha anche geyser attivi che rilasciano materiale nello spazio. Come possiamo sapere se esiste un oceano su Europa? Combinando l'utilizzo di telescopi a terra con veicoli spaziali che hanno sorvolato Europa e hanno raccolto dati relativi alla superficie, alla struttura interna e al campo magnetico intorno ad essa. La combinazione di questi strumenti ci ha portati a ritenere con una certa sicurezza che esista acqua allo stato liquido, un vasto oceano, e si trova lì da gran parte della storia del Sistema Solare.
È questa la peculiarità di Europa. È molto lontana dal Sole, eppure presenta un oceano di acqua allo stato liquido. La ragione per cui Europa ha acqua liquida è che, orbitando attorno a Giove, le forze mareali provocano all'interno della Luna continui movimenti. L'energia delle maree si trasforma in energia meccanica, che a sua volta si trasforma in attrito e calore. Ciò fa sì che l'oceano di acqua liquida si mantenga sotto a un guscio di ghiaccio. Oltre a mantenere l'acqua allo stato liquido, riteniamo che la forza delle maree permetta all'oceano di interagire con le rocce del suo fondale, che dia anche origine a fenomeni come i camini idrotermali. Questo potrebbe rappresentare non solo le premesse per la creazione della vita, ma anche una fonte di energia per la vita. Europa è il satellite su cui potremmo trovare con più probabilità la vita, perché riteniamo che ci sia un oceano di acqua liquida al di sotto della superficie e sappiamo che sulla Terra, dove c'è acqua, c'è vita. Europa potrebbe avere gli ingredienti giusti per ospitare la vita? Potremmo davvero trovarci di fronte ad un satellite che in questo preciso istante è vivo, dinamico, in piena attività geologica. Al momento abbiamo trovato diverse prove sulla sua superficie. Le strisce rosse suggeriscono che sta accadendo qualcosa. Si tratta di un ambiente vivibile per qualunque forma di vita? Beh, dobbiamo assolutamente tornare lì e scoprirlo. Abbiamo progettato una missione Europa per portare un veicolo spaziale e una serie di strumenti dal pianeta Terra a Giove. Nelle precedenti missioni, il veicolo spaziale orbitava attorno ad Europa, ma la Luna è esposta alle radiazioni di Giove. Qualsiasi veicolo che vi si avvicini viene presto danneggiato. Nella missione che abbiamo ideato, il veicolo orbita intorno a Giove, compie sorvoli ravvicinati di Europa e sfreccia subito via dalla regione ad alte radiazioni. La missione consente uno studio duraturo e la raccolta di una quantità cospicua di dati. Orbitando intorno a Giove, Europa si deforma. Siamo riusciti a misurare la variazione gravitazionale incontrandola in diversi punti della sua orbita. Con un sorvolo ravvicinato avvieremo gli strumenti di rilevazione, mapperemo la superficie, effettueremo analisi spettroscopiche e faremo la stessa cosa quando il veicolo si allontanerà. Ripeteremo l'operazione finché non avremo una conoscenza totale di Europa. Le immagini del telescopio spaziale Hubble rivelano che Europa potrebbe espellere getti d'acqua nello spazio. Se così fosse, un veicolo potrebbe volare tra quei getti e prelevare dei campioni per capire la composizione interna di Europa. Se Europa può ospitare la vita, come ci riesce esattamente? Disponiamo di strumenti in grado di individuare il processo di rifornimento delle sostanze nutritive in un oceano sotto la superficie. Europa è molto importante perché vogliamo capire se siamo soli nel cosmo. Se c'è vita su Europa, è quasi sicuro che il fenomeno è avvenuto in modo del tutto indipendente dall'origine della vita sulla Terra. Per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo gli strumenti, la tecnologia e la capacità di rispondere a questa domanda. E sappiamo dove andare a cercare la risposta. Sul mondo oceanico di Giove, su Europa. La missione Europa Clipper ha superato le proposte di sviluppo e strategia e ha ricevuto ulteriori finanziamenti. L'Agenzia Spaziale Europea è stata invitata a sviluppare una sonda supplementare per accompagnare la Clipper, come nella missione Cassini-Huygens, e atterrare o impattare sulla superficie. La missione Europa Clipper effettuerà 45 sorvoli ravvicinati di Europa ad altitudini variabili tra i 2700 e i 25 km. Il lancio è stato proposto per il 2025. Se lanciata con i nuovi vettori di lancio pesante SLS della NASA, la sonda impiegherebbe meno di 2 anni per raggiungere Giove, altrimenti il volo durerà 6 anni e mezzo. La luna più grande del Sistema Solare, ghiacciata anch'essa, è Ganimede.
costituita da roccia silicea e ghiaccio d'acqua, la superficie è pesantemente segnata dai crateri da impatto e dall'attività tettonica. Questa luna ha un'atmosfera sottile di ossigeno e probabilmente di ozono e idrogeno atomico. Il nucleo esterno è liquido e ricco di ferro, mentre l'oceano interno contiene forse più acqua di quella presente negli oceani terrestri. Analisi recenti suggeriscono che l'interno possa essere costituito da strati d'acqua e di ghiaccio. Ganimede è anche l'unica luna conosciuta ad avere un campo magnetico, ma orbita all'interno del potente campo magnetico di Giove e ne viene sopraffatta. Tuttavia, si rileva la presenza di fenomeni aurorali. Ganimede è l'obiettivo finale della Jupiter Icy Moon Explorer, o JUICE, la missione dell'Agenzia Spaziale Europea per 3 delle lune di Giove. Sarà lanciata nel 2022 dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, con un Ariane 5. Nel 2030 arriverà su Giove, dove resterà almeno 3 anni per svolgere analisi dettagliate. Visiterà Callisto, l'oggetto più massicciamente craterizzato del Sistema Solare, e sorvolerà 2 volte Europa. Callisto è la 4ª luna di Giove e la più lontana. Si trova appena all'esterno della cintura di radiazioni del pianeta. A differenza delle altre lune di Giove, Callisto ha un'atmosfera sottile di anidride carbonica e ossigeno molecolare ed è esposta a basse radiazioni. Callisto è composta da rocce silicee e ghiaccio d'acqua e potrebbe ospitare un oceano sotto la superficie. È considerato il luogo con più potenzialità di ospitare una futura missione con equipaggio. Saturno ha 62 satelliti naturali confermati. Molti hanno un diametro inferiore a 50 km. Gran parte delle lune sferiche più grandi è composta prevalentemente da ghiaccio d'acqua e rocce. Stiamo parlando di Mima, Encelado, Teti, Dione e Rea. Encelado è ricoperta di ghiaccio con un oceano sotterraneo al polo sud. A sud è geologicamente attiva e ricca di geyser. Ciò sarebbe dovuto al riscaldamento mareale e alla risonanza orbitale con Dione e Rea. Potrebbe contenere al suo interno un oceano liquido riscaldato dal decadimento radioattivo. Ma il primo posto nel sistema di Saturno va senza dubbio a Titano. Titano è l'unico satellite con un'atmosfera densa e, insieme alla Terra, l'unico mondo ad avere un liquido stabile in superficie. È più grande sia del pianeta Mercurio che della nostra Luna. Cassini ha depositato la sonda Huygens sulla superficie nel 2005. Titano è la luna più grande di Saturno, la seconda del Sistema Solare, ed è l'unica con un'atmosfera densa. Per certi aspetti, l'atmosfera è simile a quella della Terra, poiché composta principalmente da azoto, ma per altri è diversa. Il secondo gas più abbondante è il metano, che svolge lo stesso ruolo del vapore acqueo nell'atmosfera terrestre. Evapora, forma le nuvole e ricade sotto forma di pioggia. Costituisce i laghi del Polo Nord, formati anche da etano, propano e sostanze chimiche complesse. Titano ha anche vasti campi di dune all'equatore, che non sono costituiti da silicati come sulla Terra, bensì da sostanze organiche, per lo più idrocarburi, piovute dall'atmosfera e spostate dal vento. Le dune sono simili a quelle dei deserti terrestri. Grazie ai sorvoli ravvicinati, rileviamo le molecole presenti nell'atmosfera. Abbiamo ritrovato tutte le molecole già rilevate da Voyager, ma ne stiamo anche cercando altre. E in effetti, nascosta tra le entità molecolari più abbondanti già rilevate, abbiamo trovato in piccola quantità un ingrediente plastico, il propilene. La scoperta del propilene su Titano è emozionante, perché completa una famiglia chimica. È l'anello mancante sfuggito a Voyager 32 anni fa, e poi dimostra che c'è ancora molto da scoprire nell'atmosfera di Titano.
Alcuni ritengono che Titano sia simile alla Terra nell'era prebiotica, quando le molecole diedero origine al codice genetico. Ma finché non invieremo altri veicoli, non sapremo se alcune molecole su Titano sono simili a quelle che hanno originato la vita sulla Terra. La NASA sta preparando una nuova sonda che seguirà le orme di Cassini. È la Titan Saturn System Mission. La sonda Cassini è riuscita a osservare i laghi, fornendo una visione superficiale della composizione, ma non ha scoperto nulla sulle molecole organiche disciolte nei laghi. La Titan Saturn System Mission è una missione 3 in 1. Ha un orbiter per Titano, una mongolfiera che fluttuerà nell'atmosfera e un lander che ammarerà su uno dei laghi settentrionali. La missione prevede l'immersione in un lago, il prelievo di un campione di liquido e lo studio delle molecole organiche presenti. La missione studierà anche Encelado, una luna che è un migliaio di volte più piccola di Titano, e ha molti vulcani e geyser che rigettano materiale dall'interno verso lo spazio. È l'occasione per scoprire se esistono molecole che suggeriscono la formazione della vita all'interno della regione di questi geyser. I geyser contengono ghiaccio d'acqua e abbiamo il forte sospetto che in questa regione ci sia acqua allo stato liquido. Sappiamo che sono presenti molecole organiche perché sono state rilevate da Cassini. È fondamentale fare progressi in fretta, perché con la Cassini-Huygens abbiamo formato una generazione di scienziati pronti a portare una nuova generazione di strumenti e competenze su Titano ed Encelado e rispondere alle domande sorte. La continuità è essenziale e difficile da mantenere, dato che nel sistema solare esterno i tempi di viaggio sono estremamente lunghi. La Titan Saturn System Mission è un libro di Jules Verne divenuto realtà. È una sorta di esplorazione planetaria che non abbiamo mai compiuto prima in nessun'altra parte del sistema solare e può essere compiuta solo su Titano. La missione arriverà dritta al cuore delle persone per il modo in cui esplorerà questo mondo affascinante. Galleggerà sulla superficie di un lago, fluttuerà nell'atmosfera. Contemporaneamente rivelerà l'intera superficie dall'orbita. Sarà un'esplorazione nel vero senso della parola. Scopriremo finalmente un mondo nuovo. Il pianeta Urano ha 27 lune conosciute, raggruppate in 3 categorie: 13 interne, 5 principali e 9 irregolari. Solo la sonda Voyager 2 si è avvicinata a questi mondi. C'è ancora molto da scoprire. Le lune principali in ordine di vicinanza al pianeta sono Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon. 4 di queste lune hanno conosciuto processi interni come il vulcanismo e la formazione di canyon. Miranda è la più piccola delle lune di Urano e uno dei corpi più piccoli del sistema solare ad essere sferico sotto la propria gravità. Stranamente, presenta anche le scogliere più alte del sistema solare. Si crede che Ariel abbia roccia e ghiaccio in parti uguali. Il terreno in superficie è probabilmente ghiacciato e solcato da canyon, scarpate e creste. Anche Umbriel sembra composta da roccia e ghiaccio. Tra tutte queste lune, la sua è la superficie più scura e segnata da crateri. Potrebbe aver subito una qualche forma di riscaldamento che ha distrutto la sua superficie primordiale. Titania è la più grande delle lune di Urano. È simile a Umbriel in quanto a composizione, quantità di crateri e terreno scuro dovuto a variazioni di calore. Potrebbe avere un'atmosfera sottile, poiché in superficie sono state rilevate tracce di anidride carbonica e acqua ghiacciata. Oberon, la luna sferica più esterna, sembra simile alle altre. Ghiaccio, roccia e infiniti crateri. La superficie presenta numerose scarpate dovute al movimento della crosta. Al momento l'esplorazione di questi mondi non è contemplata. Nettuno ha 14 lune conosciute, suddivise in 2 gruppi, regolari e irregolari. Le 7 lune interne hanno un'orbita normale,
La restante metà, compresa Tritone, la luna più grande, ha un'orbita eccentrica, inclinata o retrograda. Tritone orbita in senso opposto al verso di rotazione di Nettuno. Gli scienziati ritengono che il satellite sia rimasto intrappolato nella gravità di Nettuno agli albori del Sistema Solare. Tritone ha un'atmosfera che forma nuvole e foschia ed è l'unica luna osservata da vicino da Voyager durante la sua ricognizione del sistema. Infine, Nettuno svolge un ruolo molto importante ai margini del Sistema Solare. I pianeti si formarono da un disco di polveri che circondava il Sole miliardi di anni fa. I resti del disco esistono tuttora. La fascia degli asteroidi di natura rocciosa influenzati da Giove e la nuvola di cristalli di ghiaccio oltre Nettuno. Nettuno crea una struttura d'anello e presenta uno spazio vuoto nel punto in cui risiede il pianeta stesso. Questo ci aiuta a capire da lontano dove è Nettuno, anche a distanze che rendono impossibile rilevare direttamente il pianeta. Le simulazioni al computer che ho eseguito con Mark Kushner ci hanno anche permesso di vedere com'era la nube di polvere quando il sistema solare era molto più giovane. In effetti siamo tornati indietro nel tempo e abbiamo visto come la distanza nel sistema solare poteva cambiare. Quando abbiamo inserito la collisione tra particelle di polvere, siamo rimasti stupiti. Le collisioni hanno cambiato l'effetto gravitazionale di Nettuno. Lo spazio vuoto dell'anello è sparito. Nel corso di miliardi di anni, Nettuno conduce la nube di polvere in un anello esterno, oggi chiamato fascia di Kuiper. La sonda New Horizons esplorerà la regione con il primo sorvolo ravvicinato dell'enigmatico Plutone e della sua luna Charon. Charon è la più grande delle cinque lune di Plutone. Le altre quattro compiono un'orbita irregolare attorno alla coppia Plutone-Charon. Nix e Hydra hanno entrambe una forma bizzarra che contribuisce al moto orbitale irregolare. Questa è Hydra, immortalata dalla New Horizons a una distanza di circa 650.000 km. La forma irregolare è ben visibile. Plutone è stato il primo oggetto transnettuniano rilevato. Un tempo era considerato il nono pianeta. Plutone era un corpo bizzarro e isolato, un piccolo oggetto ai margini del Sistema Solare. Quando abbiamo trovato gli oggetti della fascia di Kuiper, abbiamo capito che si trattava di un terzo tipo di oggetto. Per la prima volta in assoluto, saremo in grado di passare accanto a un oggetto del tutto nuovo. Un oggetto che si sta formando da miliardi di anni. E capiremo come sono fatte le regioni esterne del Sistema Solare. Plutone è il primo degli oggetti della fascia di Kuiper ad essere osservato da vicino. Molti altri oggetti simili o pianeti nani sono in attesa di essere esaminati in maniera approfondita, come Eris, grande quasi quanto Mercurio, o Quaoar, il primo oggetto della fascia di Kuiper scoperto. L'orbita più eccentrica appartiene a Senda. Ha un'orbita ellittica di 11.000 anni che lo porta alla ghiacciata nube di Oort, ai margini del Sistema Solare. La nube di Oort diventerà un giorno la nuova frontiera.